Beh, se parliamo della sanità campana, oggettivamente il disastro ha un nome e un cognome preciso, Vincenzo De Vabbè, Luca, qui le ho dato che però un per cinque assist anni non ha formidabile, mi fatto perdoni, nulla, eh? ma è la verità, purtroppo è la verità, io mica sono contento, io vorrei che la sanità campana fosse davvero come quella che lui raccontava facendo il barzellettiere nella prima fase del coronavirus, i migliori ospedali d'Italia, tutto funziona benissimo, eccetera. La verità è un'altra, raccontata, i medici che abbiamo ascoltato, le persone che sono lì, la verità è che in 6 mesi non si è fatto nulla e si sono assommati 5 anni di nulla precedenti. Noi abbiamo un problema drammatico in questo tempo in cui No, bisognava attrezzare il numero delle, Nappi, i per esempio, tagli li dei avete posti fatti, letti. sono 10 anni che tagliate la sanità, l'avete E tagliata anche voi quindi, la sanità. No, lei ha limitato ai cinque, la no, invito io ho ad limitato al allargare governo dieci De anni Luca. precedenti, sono Benissimo, 10 anni di questo tagli alla anche sanità 20 pubblica, anni. 10 anni. Benissimo, il problema fondamentale del taglio della sanità pubblica è che in Campania si è realizzata anche un'operazione ulteriore, perché mentre si era provato a mettere a posto i conti e si era provato a ridurre il numero di quelli che non servivano, invece abbiamo operato negli ultimi 5 anni in una situazione diversa. Abbiamo aumentato il numero dei primari, abbiamo perso 6.000 infermieri, per esempio. Oppure, soprattutto, abbiamo fatto operazioni clientelari anche in periodo di coronavirus. Quel COVID center di cui si parlava prima, che sta nell'ospedale del Mare, non è stato ancora neanche fino in fondo omologato. Per non parlare del fatto che in quell'ospedale ci sono 2 piani che sono ancora vuoti, per non parlare del fatto che con l'emergenza e carenza di posti che c'è, ci sono ospedali che sono a metà tra l'aperto e il chiuso anche nel centro della città di Napoli. C'è un problema organizzativo serio che noi ponevamo da mesi. In Campania si poteva avere una tracciatura della situazione se avessimo organizzato una relazione col sistema dei privati, che invece non sono stati coinvolti sino a qualche settimana fa. In Campania si poteva mettere a rete con gli operatori del sistema della sanità di prossimità, un sistema per cui i medici di famiglia potevano parlare anche con un collegamento telefonico con esperti infettivologici delle strutture che esistono, come si fa per esempio in Francia. Non si è fatto nulla di questo. Abbiamo fatto campagna elettorale, poi abbiamo scoperto il giorno dopo che esisteva l'emergenza coronavirus. E soprattutto quello che trovo particolarmente grave, perché io sono orgoglioso di essere campano e mi dà fastidio che la Campania sia oggi sul banco degli imputati, in modo anche forse ingeneroso rispetto ai numeri, è che a un certo punto poi nell'esigenza di tornare di nuovo sui palcoscenici nazionali, De Luca abbia anche anticipato l'idea di un lockdown in Campania che non ha fatto altro che mandare in miseria ancora di più molti operatori del nostro Sì, sistema, indipendentemente dai numeri, poi questo senza un mettere tweet, ancora sì, mano a quello che è il vero no, tema. Il un vero tweet, tema è l'organizzazione. L'organizzazione di questo sistema sanitario in Campania passa per delle regole molto precise. Se ancora oggi noi ci affidiamo agli amici degli amici per gestire la sanità privata, che sono sempre gli stessi che ti vengono trasferiti da un ospedale all'altro a seconda delle esigenze, è chiaro che la cosa non io prenderà una strada diversa. Nappi, no, è chiarissimo, anzi, diciamo che.